Buonasera Team De Gini e benvenuti in questo nuovo video. E quest'oggi andremo a fare finalmente una bella analisi e un bel commento sulla partita vista questa sera tra Genoa e Milan. Però prima di cominciare, mi raccomando, carissimi Gechini, ho visto che rispetto a quest'estate stiamo un pochettino migliorando come visualizzazioni, come mi piace e come quant'altro. Quindi non perdiamo il ritmo e mi raccomando, spacchiamo di like questo video, commentiamo e condividiamo questo meraviglioso video. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, se avete fatto tutto, cominciamo subito. Vamos! Ha finalmente giocato a calcio? Finalmente è riuscito a fare quattro passaggi di fila senza sbagliare? È riuscito realmente a fare un gol con Theo Hernandez in azione senza che sia stato rigore? Ma ragazzi, non ci sto credendo. Cos'è successo? Se tutto ciò deriva dal fatto che Giampaolo rischiava l'esonero, allora facciamoglio rischiare ogni settimana se questo è il risultato. Andiamo un pochettino all'analisi di questa partita al Cardiopalma. Un primo tempo in cui non c'erano trame di gioco, non c'era niente, il Genoa era sempre in attacco, già al sesto minuto ha rischiato di fare gol e uno strepitoso Reina è riuscito a salvare la porta. Il Genoa nel primo tempo è stato solamente in attacco, il Milan a guardare praticamente. Quindi il primo tempo è stato, diciamo noi, la risposta di queste prime 6 giornate catastrofiche. Il tutto contornato da una punizione di Scione parata da Reina, sembrava che avesse le saponette in mano. Gli scivola la palla dalle mani ed entra in porta. È lì tutta Milano, tutti i milanisti e tutte le altre persone che speravano, diciamo noi, in un risveglio, si sono messi tutti le mani nei capelli e hanno detto: eccoci, siamo ancora qui. Siamo ancora nella catastrofe da cui non riusciamo a uscire. Finisce il primo tempo con il gol al 40, al 41esimo appunto di Scione da punizione. In tutto ciò il genio di Giampaolo cosa fa per questa partita? Lascia fuori Leao e Paquetà. Leao è un giocatore, come dice il grandissimo Total Fred, che non deve uscire mai dal campo, ragazzi. È come un Cristiano Ronaldo lontano dalla nazionale del Portogallo e in questo caso lontano dal club della Juventus. Diciamo noi che c'è un pochettino di vuoto, diciamola così. Quindi Leao non deve mai uscire dal rettangolo di gioco. Paquetà, una volta entrato, ha fatto, diciamo noi, il devasto. Secondo tempo è iniziato con il Milan molto più carico. Io ho detto: il Milan sta perdendo, me l'aspettavo, vediamo se mettendomi questo bracciale, come potete vedere del Milan, cambi qualcosa, ma molto pessimista è. E invece al 50esimo, dopo una punizione, Theo Hernandez prende la palla, va sulla linea quasi della rimessa dal fondo. Tira un poderoso, non mi ricordo se era un sinistro o un destro, se non mi ricordo male, di destro, di esterno, e fa entrare la palla tra il portiere e il palo.
Un gol, ragazzi, se lo andate a rivedere nel replay, contro le leggi della fisica. Ma già, diciamo, si era visto un pochettino che questo Teo Hernandez poteva fare il salto di qualità. E che al Milan potesse dare una mano molto importante. Entra Leao già nel secondo tempo e fa il devasto. Entra dentro l'area, si fa atterrare. Calcio di rigore per il Milan. Io lì ho detto: vabbè, ragazzi, io non lo guardo perché sono sotto pressione di qua, di là. Tira che sì e spacca la porta. Sembrava che la partita stesse andando nella strada giusta per i binari esatti. Se non che Calabria, già ammonito, va a tenere la maglia del giocatore del Genoa e si fa espellere per la seconda volta. La prima 2 settimane fa. Oggi è tornato a giocare e si è fatto espellere di nuovo. Ora io mi chiedo e mi domando, Calabria, che cosa ci stai a fare nel Milan? Cosa prendi la maglia del giocatore del Genoa se noi già siamo in vantaggio? Non è una chiara occasione da gol? Poi fai un tacco, perdi palle e vai a prendere la maglia del giocatore? Per bloccarlo. Secondo me Calabria non è giocatore da Milan. Lo so, ragazzi, dico molte volte che molti giocatori non sono adatti al Milan, però parliamoci chiaro. Non puoi fare un fallo del genere essendo in vantaggio per 2-1 e ti fai pure espellere. Quindi cosa gravissima, perché subito dopo è stata fatta un'uscita da Pepe Reina. Contro, se non mi ricordo male, chi era? Kwame, se non sbaglio, Kwame. Ci esce con la gamba, sfiora Kwame, non lo tocca, proprio lo sfiora, vola, calcio di rigore per il Genoa. E io lì ho mai possibile che il Milan non debba vincere una partita nemmeno all'87esimo? E lì dopo varie consultazioni con la VAR e cose varie, decido che rigore. Pepe Reina contro Scione, l'autore del gol su punizione. Ancora lui a, loro due a confronto. Ancora loro due nella sfida decisiva. Perché se il Milan avesse pareggiato, sarebbe andato via Giampaolo e molto probabilmente pure Andreazzoli. Se stavo dicendo Gigio, scusate, se Reina avesse parato il rigore, probabilmente avrebbe salvato la panchina a Giampaolo e mandato al baratro Andreazzoli. I due si guardano, si studiano, parte Scione, parte Reina, rigore parato. Reina salva la partita. Dal disastro, come si suol dire, dalle stalle alle stelle. Reina, da giocatore odiato a giocatore amato, o per meglio dire, da portiere odiato a portiere osannato. Come diranno tutti i giornali, San Pepe Reina, ma è ciò che doveva fare, perché dopo quella papera si doveva far perdonare in qualche modo. Io so che è un po' fuori luogo, ma gradirei che Giampaolo venisse esonerato lo stesso anche dopo questa vittoria, perché dopo 7 giornate ancora il Milan non ha espresso una bella trama di gioco. Oggi si è cominciato a vedere qualcosa, si sono cominciati a vedere 4 passaggi fatti bene di fila. Ma non può succedere questo dopo 7 giornate, ragazzi. Questo deve succedere già nelle prime partite di campionato, come ha fatto Conte. L'Inter l'ha cambiata da così a così. Giampaolo, il Milan, l'ha cambiato da così a così. Non esiste. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Qualora così fosse, mi raccomando, ribadisco, lasciate like, commentate, condividete.
E che dire di più, ragazzi? Qualora lo vogliate, potete pure seguirmi sulla mia pagina Instagram, il trattino basso, Gechino trattino basso, official. Solamente se lo volete realmente. Vi voglio bene, ragazzi. Vi porto qui. Ciao.